Fungo in Festa è una delle nostre manifestazioni, direi, più importanti a livello turistico e di enogastronomia. È anche una delle più storiche, perché oggi festeggiamo la 33esima edizione. Noi rivendichiamo proprio questa storia, non solo dal punto di vista di tradizione e di cultura, ma anche dal punto di vista storico, perché il nostro mercato dei funghi risale ai primi dell'Ottocento, in cui dalle nostre 108 borgate i cittadini, i borghigiani, scendevano un paio di volte alla settimana a vendere e a scambiare, diciamo, queste. Allora c'erano delle quantità molto più generose, quindi c'erano queste enormi gerle ripiene di funghi, venivano appunto vendute sul mercato o scambiate con altri prodotti dell'agricoltura. Sindaco, qual è la ricaduta economica e turistica sul territorio? Beh, il fungo innanzitutto serve anche come amplificatore. Vediamo oggi tutti i banchetti che abbiamo intorno alle piazze e alle vie di Giaveno per promuovere quello che è il paniere del nostro territorio della Valsangone, quindi formaggi, salumi, frutta, verdura, tutti i prodotti locali di altissima qualità. Come si presenta la stagione quest'anno? La stagione è abbastanza buona, anche se non è come gli altri anni che sono stati parecchi, però pochi ma buoni, si dice, e ci sono. Chi è il micologo innanzitutto e in che cosa consiste il suo lavoro? Allora, la professione del micologo in pratica si occupa di funghi, della micologia in sé. Noi ci occupiamo della parte scientifica, della parte legislativa e soprattutto l'aspetto più importante è quello dell'igiene, no? In pratica igiene, noi dobbiamo determinare e classificare i funghi che ci vengono portati dai privati e dai venditori. I funghi di Giaveno che vengono venduti come in qualsiasi altro mercato sanitariamente sono controllati da noi micologi e quindi certificati che sono commestibili. Ci può dire quali sono le novità, se ci sono, di questa edizione della manifestazione? Ma novità specifiche quest'anno non ce ne sono, noi continuiamo a mantenere alta la qualità e la tradizione di questa manifestazione, soprattutto sui prodotti. Come vedete abbiamo dei funghi veramente speciali, il nostro territorio, le nostre valli ci garantiscono un'offerta di questo genere. Quest'anno abbiamo due qualità come sempre in inverno, abbiamo la qualità dei grigi e di quelli che noi conosciamo come moru. Cosa dire, uno è particolarmente un fungo da faggio, molto consistente, ottimo per i risotti, il fungo grigio, un gusto meraviglioso. Venite a Giaveno a comprare i funghi, sono le perle della valle.